In Campania è possibile donare agli enti del terzo settore beni alimentari che per motivi di carattere amministrativo vengono sequestrati e confiscati. Il Banco Alimentare Campania, che aiuta quotidianamente più di 200.000 persone indigenti e nello scorso anno ha distribuito oltre 10.000 tonnellate di cibo, è l'organizzazione che è risultata prima assegnataria di questi beni per capacità logistica, di stoccaggio e ridistribuzione. La delibera regionale 132 è una delibera che apre questa grande possibilità di donazione ed è la regione Campania la prima stata in Italia ad adottarla. Non a caso alcuni banchi alimentari ci stanno chiedendo questa delibera per farla adottare anche nelle altre regioni. È una grande occasione di poter donare dei prodotti perfettamente commestibili dopo aver ricevuto ovviamente la loro idoneità alla edibilità e per poterli donare a tantissime persone che hanno bisogno in modo tale che continuiamo imperterriti nella nostra lotta contro lo spreco e contro la Per fame. perfezionare l'accordo, il direttore del Banco Alimentare della Campania, Roberto Tuorto, ha incontrato i vertici di riferimento del progetto, come il direttore del Centro di riferimento regionale per la sicurezza alimentare dell'ASL Napoli 1, che procede ai controlli sugli elementi propedeutici al rilascio del certificato di edibilità. Prima di dare quel che sono i certificati di edibilità, si fanno normalmente dei controlli sulla sicurezza alimentare al fine di dare quello che è certificato di edibilità, quindi dare questi prodotti al libero consumo, ma perdono quella che è la vita commerciale, vengono date agli enti del terzo settore per le famiglie, almeno pensiamo alle famiglie bisognose. Un lavoro sinergico di enti ed istituzioni ed organizzazioni di volontariato. Fra le realtà che entrano in questa filiera c'è l'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria. Sistema sinergico che vede coinvolto appunto la regione, l'istituto zooprofilattico sperimentale, i centri di riferimento e l'università. L'idea innovativa della regione Campania, in particolare della UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, è stata quella di capire che la lotta allo spreco alimentare dovesse passare anche attraverso le procedure legate ai controlli ufficiali nella filiera agroalimentare. Per troppo tempo, infatti, la contestazione di illeciti amministrativi in questa filiera ha portato al sequestro finalizzato alla distruzione del materiale.